Attenzione, nel seguente video vi andrò a dire quali sono i giocatori che comprerei io se fossi il DS del Cagliari ed avessi una disponibilità di 150 milioni di euro. Tale cifra è priva di 12 milioni di paoletti, poiché li ho considerati come già versati. Se i giocatori che ho scelto non rispecchiano quelli che sono i vostri costi personali, vi prego di evitare insulti e o critiche prive di qualsiasi fondamento. Lo scopo del video è quello di immaginare un Cagliari che possa fare dei colpi di mercato da big. Sono escluse anche tutte le possibili voci di mercato. Fatta questa premessa, buona visione. Bella a tutti raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video. È un video che ho voluto fare in collaborazione, mi è venuta questa idea a mente e ho scritto al gruppo del Cagliari, qui da Andrea, a Samu e a Mattia, se volevano fare questo video. Purtroppo Samu non può perché è abbastanza impegnato e quindi ci saremo soltanto io, Andrea e Mattia a fare questo video, quindi vi invito anche a guardare il loro mercato che farei del Cagliari. Detto questo, perché è un mercato che farei speciale? Perché come avete letto sia nella premessa che nel titolo, avremo un budget di ben 150 milioni di euro. Mi è sembrata anche un'idea abbastanza simpatica perché non pensate che siano tanti effettivamente 150 milioni di euro, perché poi magari quando vai a costruire la squadra e devi cercare di prendere i giocatori che ti piacciono, alla fine vedi che i conti cominciano a non quadrare e sforerai sicuramente il budget. Personalmente penso che anche Andrea e Mattia abbiano usato questo metodo di giudizio, però io ho fatto i trasferimenti seguendo il valore di mercato che c'era del giocatore su Transfer Market, quindi sono andato a vedere a quanto vale e ho aggiunto qualche milioncino per rendere comunque la cosa più realistica, anche se forse non è proprio così, però comunque è un video fatto così per cazzarà, per divertirsi, per vedere qual è il Cagliari che farei io con 150 milioni di euro. Ci tengo a fare quest'ultima precisazione, ovvero che tutte le grafiche che vedete, copertina, la premessa e tutti i giocatori che avremo a disposizione, la formazione eccetera, sono state fatte da me. Ci ho fatto un bucio di culo allucinante per farmi venire delle idee e mi è piaciuta l'idea di realizzarli simili a Sky, poi vedrete. Non ci sono riuscito tantissimo nell'intento, però il font, cose così, sembrano un po', ricordano un po' Sky. Comunque, detto questo, cominciamo subito con i portieri. Come i portieri abbiamo ovviamente Cragno, Rafael e Crosta. Io direi di Cragno di lasciarlo, di continuargli a far fare il primo, quindi Cragno rimane il primo, Rafael invece lo svincolo e Crosta lo tengo. Abbiamo un budget di 150 milioni, ricordiamolo, e io andrei a spendere subito 10 milioni così per un portiere che non è nemmeno il primo, però secondo me li vale tutti, ed è Milinkovic-Savic del Torino, il fratello, il cugino del Milinkovic-Savic della Lazio. Quindi, ricapitolando, i nuovi portieri sarebbero Cragno, Milinkovic, Savic e Crosta e un budget di 140 milioni. Passiamo ai difensori centrali. Come difensori centrali abbiamo Cepitelli, Pisacane, Romagna, Andreolli, Kranic e Capuano. Allora, Cepitelli rimane assolutamente. Pisacane a malincuore lo saluto per 3 milioni. Romagna assolutamente rimane. Andreolli, Kranic e Capuano vanno via rispettivamente tutti rispettivamente per 1 milione. Quindi con un budget di 146 milioni io mi vado a prendere solamente altri due centrali che non sono nemmeno il top dei top, però sono giocatori che a me personalmente piacciono tantissimo e secondo me potrebbero fare bene a Cagliari. Quindi, tralasciando Cepitelli e Romagna che sono ancora con noi, io mi vado a comprare Samir dall'Udinese per 10 milioni e Caceres dalla Lazio per 5 milioni. Forse 5 milioni per Caceres sono troppi, calcolando che ha 31 anni se non erro, però è un giocatore che può fare bene, ha fatto bene anche con l'Hellas, nonostante facesse cagare l'Hellas. È un giocatore di qualità ben note perché l'abbiamo già vista alla Juventus. A me piace tantissimo, secondo me a Cagliari potrebbe fare bene. Quindi nuovi difensori, ripeto, sarebbero Cepitelli, Romagna, Samir e Caceres con un budget di 131 milioni. Passiamo ora ai terzini sinistri. Terzini sinistri abbiamo Ligo Giannis e Miang, Miange come cazzo lo volete chiamare.
Ligo Giannis lo mando via per 2 milioni, Miangue lo mando in prestito, quindi secondo la mia logica dobbiamo prendere almeno altri due terzini, perché secondo me i terzini devono essere almeno due. Quindi chi andrò a prendere? Andrò a prendere un terzino dal Milan, che era un giocatore che io seguivo già da tempo, che amo alla follia, prima di tutto perché è svizzero e secondo perché secondo me è molto forte, e sto parlando ovviamente di Rodriguez. Mi andrei a prendere Rodriguez dal Milan per 15 milioni e poi farei ritornare a Cagliari un giocatore che purtroppo c'è stato poco, ahimè, c'è stato una sola stagione in prestito. Per chi se lo ricorda, è stato un prestito, uno scambio, diciamo, tra Cagliari e Torino. Noi abbiamo dato a Velar e loro ci prestarono per la Serie B Barrega. È un giocatore, è un giovane soprattutto, veramente, secondo me, a margini di crescita esponenziali questo giocatore. E lo andrei a prendere all'incirca per 6 milioni. Quindi i nuovi terzini sinistri sarebbero Rodriguez e Barrega, con un budget alla fine di 112 milioni. Passiamo ora ai terzini destri. Non abbiamo terzini destri di ruolo. C'è Faragò, ma Faragò è una mezzala, un esterno, quindi non posso metterlo nei terzini destri, perché io ci metto i giocatori di ruolo nei terzini destri. Non avendo nessuno, qui avremo solo spese. Penso... sì, è il reparto dove ho speso di più, perché sono andato a prendere due giocatori molto molto buoni. Il primo addirittura sono andato in Premier League a prenderlo e sto parlando di Héctor Bellerín. Bellerín è un giocatore che io amo, amo, amo alla follia. Secondo me è uno dei giocatori più forti dell'Arsenal, perché a parte che ha una velocità assurda, ma secondo me con Pavoletti magari, essendo un terzino prettamente offensivo, riuscirebbe a fornirgli molti molti cross a Pavoletti. Mentre il secondo terzino destro lo sono andato a prendere in Italia. È un giocatore che ho apprezzato tantissimo all'Empoli, è un giocatore che sto apprezzando adesso a Napoli molto, e sto ovviamente parlando di Isai. Per Isai andrei a non ho detto quanto spenderei per Bellerín, scusate, me lo sono ricordato adesso. Per Bellerín andrei a spendere ben 42 milioni di euro, lo so, è una cifra allucinante. E per Isai invece andrei a spendere 20 milioni, quindi andrei a fare una spesa complessivamente di 62 milioni per Bellerín e Isai, e il budget andrebbe a finire a dei soli miseri 50 milioni. Però adesso arriviamo a uno dei reparti più belli del Cagliari, ovvero il centrocampo, dove abbiamo Barella, Faragò, Cicarini, De Sena, Padoin, Ionita, De Jola, Colombatto e Caligara. Allora, probabilmente mi sono dimenticato qualche giocatore in qualche ruolo, raga, non ci fate caso, però più forte di me. Allora, Faragò lo do via per 5 milioni, De Sena idem, lo do via però per 1 milione. De Jola lo do via in prestito, Caligara lo do via in prestito, ma soprattutto, ahimè, do via Barella. Do via Barella per 50 milioni, quindi andremo a finire ad un budget di ben 106 milioni, credo. Sì, 50 più 5, 56, diciamo 50 milioni bonus, sì, 106 milioni. E quindi riconfermerei Cicarini, Padoin, Ionita e Colombatto, e andrei a fare due acquisti. Uno è un altro ex, sono pazzamente innamorato di lui, io lo amo alla follia, ed è il Ninja. Il Ninja lo riporterei assolutamente a Cagliari, perché pensare che segnò in quel 4-2, 4-1 all'Olimpico, adesso non mi ricordo precisamente il punteggio, sentire Zampa che dice che per il Cagliari ha segnato Nainggolan e adesso lo chiamano Ninja, quando Ninja lo chiamavamo noi, a me sta cosa ancora mi fa rodere un pochetto il culo. Quindi riportiamo il Ninja dove è esploso, quindi lo riporto a Cagliari per una cifra intorno ai 40 milioni, quindi 40 milioni per il Ninja, e poi andrei a fare un colpo che
penso Samuel mi amerà per questo colpo. Un colpo che porterebbe a Cagliari un top player vero, un vero e proprio top player, e sto parlando di Iniesta. Io porterei Iniesta al Cagliari per 15 milioni, perché sono andato a leggere il valore su Transfer Market e c'è scritto che è di 10 milioni se non mi sbaglio. Io l'ho alzato un pochino, l'ho alzato a 15. Ovviamente in tutti questi casi il prezzo sarebbe giusto, perché poi magari con l'ingaggio riusciremo ad arrivare al sì del giocatore. Regà, è fantascienza questo, ovviamente non accadrà mai, però ogni tanto sognare è bello. E quindi il centrocampo del Cagliari alla fine sarebbe Cigarini, Padoin, Ionita, Colombatto, Raingolan e Iniesta, ed un budget di 51 milioni. Arriviamo ai trequartisti. Come trequartisti abbiamo João Pedro e Kossu, mentre io prenderei, ovviamente Kossu si ritirerà a fine stagione, quindi ciao ciao Kossu, e spenderei 15 milioni e andrei a prendere Ljajic dal Torino. Quindi i nuovi trequartisti sarebbero João Pedro e Ljajic, e un budget di 36 milioni di euro. Arriviamo all'attacco, dove praticamente mando via tutti, rimarremo con soli tre attaccanti. Mando via Farias per 5 milioni, mando via Sau per 5 milioni, mando via Melchiorri per 1 milione, mando via Ceterra in prestito, mando via Giannetti per 1 milione e mando via Capello in prestito. Magari nemmeno lo manderei via, nel senso lo farei restare a Padova. Quindi, in soldoni, gli unici attaccanti che sono rimasti sono Pavoletti e Dan, e infatti loro due rimarranno. Dato che ai 35 milioni, ai 36 milioni che c'erano rimasti, rimangono 5, si aggiungono, scusate, 10, quindi 46, 47 e 48, quindi adesso abbiamo 48 milioni di budget, ne vado a spendere 40 per prendermi Luis Alberto dalla Lazio. Quindi io mi vado a prendere Luis Alberto dalla Lazio per 40 milioni, e il nostro attacco, i nostri giocatori d'attacco sarebbero Paoletti, Han e Luis Alberto. Però, dato che le grafiche le ho fatte prima e il video lo sto facendo adesso, tecnicamente noi abbiamo una rimanenza di 8 milioni, sono i milioni che ci rimarrebbero. Io direi di andarne a spendere 2,5. Non c'è scritto questo nelle grafiche, lo sto aggiungendo adesso. Anzi, facciamo 2 se non 1,5, e mi andrei a prendere Simi dal Crotone, perché è un giocatore che ha fatto bene, o un Simi o un Diabaté. Comunque avete capito più o meno di che giocatore sto parlando. Me lo andrei a prendere per una cifra che si aggiri per Simi intorno al 1,5 milioni, massimo 2, mentre per Diabaté sarei disposto anche arrivare a 4,5 se non 5. Quindi comunque generalmente concluderemmo questo mercato in positivo. E adesso vi vado a leggere quella che sarebbe la formazione. La formazione sarebbe questa, ovviamente sempre un 4-3-1-2. Cragno in porta, poi da sinistra verso destra Riccardo Rodriguez, Samir, Cepitelli e Bellerin, Cigarini come mediano, Naingolan ed Iniesta a supportare il centrocampo, Ljajic in tre quarti come trequartista, e in attacco Pavoletti e Luis Alberto. Per niente male, ragazzi. Mentre a disposizione avremo Milinkovic, Savic e Crosta, come difensori Caceres, Romagna, Barrega ed Isai, centrocampisti Colombatto, Ionita, Padoin, João Pedro, e come attaccanti Han, ma aggiungerei o Simi o Diabaté, quindi uno dei due. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo mercato, chi avreste comprato voi, qualsiasi cosa, cosa avreste fatto con questi 150 milioni, e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ci vediamo in un prossimo video, ma quella è un'altra storia. Un saluto da Federico Buffa.